Questo cos'è? Sono gli accessori e il petronaggio. Il petronaggio? Sofia, stamattina è talmente agitata. Non ci posso credere, Mauri ha trovato Luna! Mamma, Nikki, però questo qui è fortuna, Cioè, non ci credo. Ma com'è possibile? Anche perché non si possono scegliere. No, vabbè, Nikki. Cioè, basta, non le interessa più prenderne... È un serpente! Giusto, Sofì, giusto. No, vabbè, Nikki, sono scioccata. Sono veramente scioccata. Cioè, al primo è riuscita a trovare Luna. Incredibile. Basta, è finita la collezione. Non le interessa prendere nessun altro. Cos'è, Sofì? Pozioni. Che bello! Hai trovato? Sì. Hai trovato i gorgo sprizzi? Chi sono i gorgo sprizzi? Non lo sa neanche. Mamma, papà, bisogna mandare te. È l'incantesimo che usa quando Malfoy lancia il serpente contro Harry. Lui lo usa per disintegrare il serpente. Sofì, essendo un serpente verde, speravo in Bellatrix, però vabbè. Harry si stacca pure la testa. No, non staccarlo. La bacchetta? Sì. Io non ce l'ho la bacchetta. C'ho la pozione! La pozione. Comunque Sofì è bellissimo anche Piton. Fammi vedere proprio lui. No, sì, no, è bello. Ma è incastrato il personaggio, ma dai. No, anche Piton è molto carino. Vieni! Appoggia qua, Sofì. Piton. Anzi, lo rimettiamo nella... È scritto serpe verde. Lo rimettiamo nella scatola, Sofì, così non perdi... Bella Nikki, bellissima. Non ne ho la più pallida idea. Cioè, è assurdo. La forza del pensiero. Eh sì, cioè, assurdo. Quanti sono in totale i personaggi? Non c'è la checklist. Ah, ma ci sono più serie, Mauri. Cioè, questa mi sembra che è la prima serie. Poi c'è la seconda, la terza. E man mano. Harry, Ron, Hermione, Ginny è bellissima. Luna, Draco, Piton. Piton lo sappiamo. Piton. Che è bellissimo, Piton. È bellissimo. Gli ultimi due non li so. Cioè, il signor Snape, Cho e l'ultimo è Cedric. Ah, non c'era Bellatrix nel caso. Cavolo, Sofì. Se trovavi Hermione era troppo... Cioè, Nicole Luna e te Hermione, basta, avevamo chiuso baracca e burattini. Bellissima, Nikki. Dai, mamma, ti dobbiamo aprire questo regalo. Ah, il lago, il regalo condiviso. Dai! E tu devi aprire ancora la caramella. La caramella è vera. Il regalo... Sofì, con calma. Leggi ad alta voce. È la scuola. Cosa c'è scritto? Dai, mamma, si vede lontano, si tocca lontano un chilometro. Si tocca lontano un chilometro. Che carino. È nero. Oh, è argento. Tu non sei niente. È orrenda. È professionale, Nicole, della Decathlon. Professionale, ci danno un sacco di quelle che fanno il salto a me. Certo. No, così non usi più il tappetino da yoga, ma usi una vera stuoia che ti isola dal freddo. Wow, contenta? Dai, con cosa non sarà contenta per lui? Certo. Sembra la mia amica Margherita. E quella lì è stata proprio a sorpresa, sì. Glielo dai l'aspirapolvere per pulire la camera. Ma sei seria? No, allora, attenzione, bambini, non lo sbattete perché è molto delicato. Sì, è molto non delicato. Non lo aprite che stasera, quando escono le stelle, usciamo fuori, quando sì, c'è buio. Ma non abbiamo il tablet. No, si mette il telefono. Ma questo è quello sì. Delle costellazioni. Dai, adesso! Ah, lo scambio dei loro regali. Questi se li sono fatti a vicenda. Io, Io l'ho detto in mia testa. Ah!
vuole fare proprio lo scambio. Ta-da! Sempre in sangue. Ma cosa? Via! Cos'è, Nikki? Copri i tettine! Tette finte. Sofì, hai preso il reggiseno imbottito perché non ha le tettine. Con le tette finte. Fa vedere il disegno di che cos'è? Guarda che carino che è. Bello. Non ce la tengo perché abbiamo preso la 8-9. Ah, ma è un pacco. 8-9 è più grande di me. E vabbè. Carino. Fantastico, è abbinato alle ciabatte, Sofì. E guarda i pantaloni. Che stai ridendo? Mi ho dimenticato le ciabatte. Mamma, in verità li volevo. Non puoi dimenticare quei due fenicotteri rubati al parco delle cornelle? Non ho la testa storta. Sì, non lo so. Mamma, in verità, io volevo darle prima questo ieri e poi quelle. Mi sembrava più dura questo di quelle. Vabbè. La camillella. Oh, Nikki, tu però ne hai ancora uno che hai abbandonato per aprire quello di Harry Potter. Bello, Sofì, l'hai scelte tu queste qua della Nikki? Sono bellissime. Cos'è? Un sacco pelo imbottito. No. È il cuscino. Perché la signora fa male il collo quando dorme agli scout senza il cuscino. Dormiamo in terra con la testa sulla stuoia. Quindi ora dormirai su una vera stuoia e con un cuscino. Hai visto? Anche la mia amica c'era quello gonfiabile. Sofì, vieni con me. Perché? È di papà. Ah! È mio? No, di papà. Papà? Come pesa? Pesantissimo, sono lingotti d'oro. Ah, la Icos. Apri. La sigaretta elettronica. Perché meno? Papà voleva quella. Sei sicuro che faccia meno male delle sigarette umane? Sì. Rispondi. Non è come una boccata d'aria fresca in montagna, ma rispetto alla sigaretta fa meno male. Grazie, hai detto che i fumi di Stone Blue. Mi ha detto che questi due sono quelli più simili alle sigarette, se no gli altri sono più leggeri. Allora, questa qua è più forte e questa qui è meno forte. Ha detto di sentire il gusto, quello che ti può piacere di più. Wow. Io mi vado a mettere i vestiti, addio. Ah, così proprio. Arrivederci, no? Adios. Pensavo fosse un orologio, uno smartwatch. Scusami, amore, ho deluso le tue aspettative? Ho deluso le tue... Ah, ok. Sei contento? Le mie aspettative sono zero regale. Quindi da lì si può solo che salire. Oh! E nessuno mi deve toccare il caricabatterie. Ho dimenticato una cosa. Ah sì, adesso facciamo così. Mettiamo i nomi. Nicole, dammi toccare il caricabatterie. Nikki, mi ero dimenticata una cosa. Cos'è? Lo sapevo. È la scheda per telefonare! È la SIM, Sofì. È la SIM. Adesso, con calma, la stacchiamo da lì e la mettiamo dentro, ok? E allora io smonto il Lego! No, Sofì, che monti Lego? Aspetta, che perdiamo i pezzi. Ciao donne, buon Natale a tutte! È entusiasmante questo scarto dei regali, soprattutto perché Nicola ha trovato Luna al primo giochino di Harry Potter che ha ricevuto, perché non ne abbiamo altri. Quindi Nicole, super fortuna! Adesso vi faccio vedere i biscottini che ci ha preparato la Anna, la mia amica mamma di Giorgia. Cos'è questa roba verde qua? Sto lumino verde. Cos'è? Non so. Gatto? C'è la riflessa delle ghirlande. Può essere, non lo so. I biscottini che ci ha preparato la Anna. Ciao Sofì. Per la colazione di Natale, che sono bellissimi. Per Nicole e Sofia ho preparato due boule de neige, due palle di neve, con dentro la gnometta, che è veramente bellissima. Guarda anche le trecce, certo che le ha fatte a mano. Una per Nicole e una per Sofia. Senti, poi arriva.
E poi ha fatto anche questo alberello tutto di biscotto, bellissimo. Io ancora mi chiedo come ha fatto a infilarlo dentro il buco, sinceramente. Poi glielo chiederò perché... Cioè, è largo esattamente quanto il buco, quindi... Boh! Comunque mi dispiace mangiarlo perché è veramente bello. Sotto ho messo lo zucchero per fare l'effetto neve e poi oltretutto è tutto decorato con stelline, palline, fiocchi di neve. Fantastico. Invece lo gnomo di Mauri è maschietto, l'unico maschietto di casa. C'è il tartan in testa. Hai visto? Sì. E non è in rilievo, è piatto, eh? Beh, cioè, professional. Sembra stampato. Vero? Bisogna fare i complimenti all'Anna. Brava Anna. Aspetta. Hola! 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 Togli il telefonino dal mio specchietto, che qualche giorno moriamo. Ciao, ma scusa, perché le corna ce le hai tu, Nico? No, ce le ho anch'io. Ah, tutte e due anche le avete trovate? Anche io ce l'ho. Ah, no. Mauri, ma non fa ridere. Ah, non fa ridere. No, non fa ridere. No, non fa ridere. Ma cosa ne sai te se fa ridere o no? Fa ridere. Lo sai tu se perché fa ridere o no? No, e allora perché ne... Cioè, ma si potrà? Lascia perdere. Stiamo andando. Siete pronti? Siete pronti per il pranzo devasto del 25? No. Perché quello a casa dei miei parenti è sempre il pranzo del devasto. Ho già mal di testa. Stai già male, così, per... Per principio, per principio, sì, per principio ha già mal di testa. Cosa? Stasera provo io a dormire, non voglio sentire il tuo scricchiolo. Che schifo. Penso che dopo i tamponi che abbiamo fatto e sono negativi e dovendo mangiare tutto il giorno, in questo momento la mascherina sia superflua. Oh. Allo? Sì, grazie, il crudino sì. Fatti un goccino. Della Sofia, anche questo. È 1,20 m di pennarelli. Ma Sofia! Quanti sono? 100! Ma scusa, ma non è mica il mio compleanno, sono stata così brava? Sì, sì, sì. Bello, dopo lo proviamo, Nicky. Un metro, Sofì. Ok, tienilo. Tengo. Un metro di pennarelli di ogni colore. Ah, ma 100 non sono i pennarelli, sono 100 centimetri. Sono 100 centimetri di pennarelli. Sì, guarda, fantastico. Eh sì. Una monografia. Volevo farti la foto con i passatelli. Buoni passatelli. Fa vedere un po' questa. Cos'è che è? Il trenino? Bello. Con i glitter. È una boule de neige. No, il cioccolato adesso, No, no, lo lasci chiuso e finisci i passatelli. Buoni, Chiudiamo cioccolato dopo. No, aspettiamo un attimino, abbiamo appena mangiato. Nada, eravamo anche lui. Ma sono convinto da quando lo conosco. Che bello, Ali. No, è troppo sveglio. Io scaldi su di lui, dobbiamo farle. Un quartino per uno, Pietro. Pietro, non sapere fuori di volare. Sì, però il non è etichettato, non vale. Bisogna fare il reclamo al padrone di casa. Bella, vuoi fare tu? Magari con un altro coltello ha ragione. Perché non è quello etichettato da padrone di casa. Ma volete che chiediamo al Piero un coltello seghettato? Perché chiediamoglielo. Sono 4, 8.